Ma porca madonna, che cazzo, porca puttana, che cazzo è questo? Signori, benvenuti, un paio di cazzi su Dead Space. Ma che cazzo, inizio la partita così io? Ma che minchia significa? Allora, signori, è da un po' che non portiamo avanti Dead Space Remake. Nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati che dovevamo raggiungere l'infermeria, e non è che mi ricordo semplicemente sta roba, semplicemente ho visto l'ultimo video dove eravamo arrivati lì, insomma. E un'altra cosa che mi ricordo e mi sto ricordando adesso è che questo gioco era scomodo da MK. Quindi un attimo che collego il pad. Ok, abbiamo collegato il nostro pad e ci vinca i comandi, raga, è un casino. Per adesso ci spariamo full kit di vita. Dovevamo andare, se non sbaglio, da questo là. Ma tu guarda qua, munizione. Poi ci organizziamo meglio. Allora, qua livello di autorizzazione rifiutato. Richiesto annullamento generale della sicurezza. Vabbè, qua c'ho le richieste della vita. No, non ce la facciamo. Devo vedere, raga, mi devo orientare di nuovo poi con i comandi. Allora, come si faceva qua? Perfetto, dobbiamo salire. Torna all'infermeria. Abbiamo tra l'altro l'inventario pieno e penso che dobbiamo buttare tutte queste grandi minchiate che tra l'altro si vendono. Questi sono oggetti chiave, questi qua arrivato poi alle stazioni sono dei potenziamenti per le varie armi che prendiamo. Mamma mia, c'ha una grafica sto remake comunque in confronto a quello del 2008. È inutile fare il paragone. Allora, l'infermeria si trova da questo lato, qua è dove abbiamo inculato il buon uomo. Ma si possono riaprire questi? Livello 3, livello 3. Noi non ce l'abbiamo questa roba. Questa roba non c'era su Dead Space, quello originale del 2008. Le hanno aggiunte poi in questo remake, perché su questo gioco c'è molto backtracking. E in questo modo, aprendo delle casse che magari all'inizio non puoi aprire per via che ti manca, insomma, la tessera di sicurezza, no? Le autorizzazioni necessarie, meno male ti fai. Ti recuperi qualche oggetto che lasci. Comunque, schema armatura, l'oggetto è disponibile per l'acquisto. Oddio! Schema sbloccato, l'oggetto è disponibile. Nuovo legame super smith, raggio a contatto. Oddio, 20.000 cose. Vai sul mio inventario che devo vendere questi qua. Semiconduttore, vendi. Vendi anche questo. E vendi anche questo. Poi cosa avevamo? Queste qui sono le munizioni a impulsi. Noi di armi abbiamo la lama al plasma, il fucile a impulsi, lo squartatore, lanciafiamme e il raggio a contatto. Ecco, io il raggio a contatto, dal momento che per adesso non lo uso, lo poserei. Spostiamolo nel deposito con tanto di munizioni per adesso. Poi quando ci servirà magari lo andiamo a riprendere. Però in questo modo, meno male, ci togliamo un paio di minchiate. Oddio, ma noi abbiamo qua tutte queste armature. Questa è l'originale, tuta livello 1. E qua c'è questa signora tuta che noi non abbiamo purtroppo i crediti per comprarla. Peccato. Vabbè, tanto qua i soldi li facciamo, non ti preoccupare. Mamma mia, raga, l'ambientazione è fantastica. Vediamo cosa succede. Livello 2, questo in teoria possiamo accederci. Ponte magazzino della sala del ponte, perfetto. Mamma mia. Oh, luttiamo. Crediti che ci fanno stracomodo. Altri crediti che ci fanno stracomodo. Certo, tirchi come lo schifo. Oh, abbiamo trovato qualcosa da vendere. Altri crediti. Mamma mia, ma qua è. Vabbè, questi più che altro, quelli che apriamo con le sale di sicurezza, sono tutti depositi. Che ovviamente sì, fanno comodo perché troviamo abbastanza risorse. Nulla di eccezionale, ma andiamo avanti. Qua c'è un salvataggio, dai, spariamolo così almeno ci leviamo da quella che era il primo. Ecco, perfetto, siamo arrivati qua. Dobbiamo andare all'infermeria. Qua siamo ritornati nel ponte. Quindi se adesso noi andiamo qua, possiamo, penso, selezionare l'infermeria. Esatto, e direttamente poi l'hangar stila comando. Che se non sbaglio, su questo remake c'è pure l'aggiunta di missioni secondarie che possiamo fare e che ci dicono di più sulla storia, sulla Ishimura, su quello che è successo qua, perché questo attacco dei mutanti e cosa c'è collegato con i mutanti, perché questi mutanti sono collegati a quello che è il marchio, no? Una specie di setta religiosa che comunque creava questi bastardi. Sta lavorando
lavoro. Aspetta, hai detto laboratorio chimico? Ti sento a malapena. Torna all'infermeria. Qua è dove abbiamo trovato il fucile a impulsi all'inizio. Aspetta, prendiamo la pistola, la ricarichiamo. Abbiamo solo 6 colpi. Qual era l'arma OP? La lama, mi pare che ci trovavamo bene con questa. Ho tolto la webcam, raga, per continuare la serie. È un po' così, che a me piace di più registrarle così, onestamente. Ma buongiorno, porca madonna. Daniels, la porta per l'infermeria si è chiusa dietro di me. Ci sei? Ah sì, è chiusa. Non posso tornare indietro. Un altro sopravvissuto, finalmente. Dottore? Qui è al sicuro. Sono un dottore. No. Nicole Brennan è con te. Non cerca un rifugio, quindi. Beh, la dottoressa Brennan ora è impegnata. Vuole che la mandi da lei? Facciamo che tu apri le porte e io la trovo da solo. È così egoista? Faccia entrare qualcosa. O uscire. Merda. Oh, vai a fare quindi... il culo, dottore di merda. Mi occuperò di lei tra un attimo. Ma è un bastardo sto dottore, per come sto capendo. Faccio di nuovo un altro shop eventualmente. Ma di qua possiamo andare però. Individuo la sorgente della trasmissione. Mamma mia, come non vedo un cazzo. Vuoi morirci, stronzo di merda? Dammi i crediti. Oddio, ce n'è un altro. Ecco, e abbiamo recuperato le lame. Ecco perché vi dicevo che questa qui secondo me è l'arma che conviene di più usare. Perché con questo colpo qui, con la lama che fluttua e li laseriamo in questo modo, oltre a volerci una lama la maggior parte delle volte. Oh, ricarichiamo la stasi, buono. Non mi ricordo come funzionava la stasi. Aspetta che faccio un test. Ok, così è B, quindi Y è la stasi. Vabbè. Sia tanto gentile da non disturbare gli altri pazienti. Cos'è questo? Ricerca, ovviamente. Sono così vicino a trovare il fattore mancante. Il marchio. Un unitologista lo capirebbe. Guarda come facevano esperimenti su di loro. L'ho massacrati tutti. Un uomo non soffra più, ci penso io. No, scusa, ho sbagliato. Ecco, sta meglio? Mamma mia, guarda questo qua. Dai, andiamo avanti. Questo qui potremmo spararlo per vedere cosa succede. Oh, ho fatto incazzare qualcosa. Oh, cazzo. No. Orca di quella puttana, vai via, demone. È morto. Oddio, ma avevamo la pistola che era strapotenziata e non avevamo i colpi. Ora ci sto pensando. L'abbiamo potenziata di brutto la pistola. Anche questo qui, onestamente, il fucile a impulsi. Però non è come la pistola. Mamma mia, ma sento dei rumori in sottofondo. Buongiorno. Oddio, spara. Vai via. Porca puttana, com'era il lanciagranate? Non è morto. Le cagatelle, queste sono nuove. Che due coglioni, ma che cazzo sei? Mamma mia, raga, ma che cazzo è sto robo? E non mi ricordo se li avevamo già incontrati. Fatto sta che ho finito un mare di munizioni. Combustibile per lanciafiamme, magari era il più forte. Allora, qua un attimo. Qua c'è una stanza, possiamo deviare l'energia. Da questo lato cosa si va? Dove si va? Studio tecnico, diagnostico. Vediamo se possiamo aprirli questi. Oh, livello 2, ce la facciamo. Dai, dammi dei colpi per cortesia. Crediti. E crediti. Vabbè, poi in caso ci compriamo l'armatura, anche se mi servono le munizioni. Oh. Un terminale di potenziamento armi. E noi abbiamo 3 nodi che io metterei sullo squartatore, in modo che possiamo potenziarli il danno, la capienza e di nuovo il danno. Ok, che già questo qui è OP. Poi se potenziamo queste cose diventa stra mega OP. Comunque uno spreco di munizioni forte abbiamo fatto.
Allora, in questo momento l'energia non so dove è deviata, ma noi dobbiamo deviarla sicuramente all'ascensore. No, in questo modo non l'abbiamo deviata all'ascensore. Dove cazzo l'abbiamo deviata? Ma qua c'eravamo già andati comunque, quindi sti cazzi. Attiviamo l'ascensore. E qua abbiamo sprecato comunque molti colpi, eh? Cioè siamo giocata male. Male male, perché ricordiamo sempre che è un survival horror. Non mi ricordo la difficoltà a cui stiamo giocando. Munizioni, godo. Com'è che si cambiava il coso? Ok. Qua non possiamo andare, andiamo da quest'altro lato. Caputtana, un altro di sto coso schifoso. Ho sbagliato arma. Ma questa non è efficace. Non ti piace così? Stronzo di merda. Ci ha ridato un po' di colpi pistola. Andiamo avanti con grande cautela. Sto gioco è sempre un piacere giocarselo. Sto recuperando munizioni. Comunque qualcosa qua ha attaccato l'infermeria. Ma l'avevamo letto, mi ricordo, in qualche nota precedente, che i primi posti colpiti da questa infezione, insomma tutto quello, il bordello che sta accadendo qua, è uno dei quei posti principali colpiti, è stata proprio l'infermeria. E si spiega il motivo per cui tutto questo bordello che vediamo qua è proprio qui. Noi dobbiamo andare di qua. Ma cosa c'è nella sala osservazione? Oh, un audio log, ascoltiamolo. Registro paziente recuperato. Ecco, devo registrare questi giorni i vecchi ricordi, sai. Dicevo, la nuova terapia che sto sviluppando dovrebbe fare al caso nostro. La sperimentazione è molto promettente. Sperimentazione? Tornerai al tuo posto in un attimo. E la CEC non ne saprà niente. Vabbè, facevano degli esperimenti, raga. Vedi, il paziente sta soffocando. Volontario 9, maschio giovane. Sperimento la nuova formula di rigenerazione dei tessuti. Mi aspetto che muoia in un'ora. Guardalo. I cambiamenti al sistema vascolare sono molto promettenti. Pure lo sapeva che era, insomma, che si andava a morte certa. Che bastardo. Oh, uno schema, munizioni e multiraggio. Quindi hai capito, sto dottor Mercer è uno che dobbiamo probabilmente freddare, perché non so, cazzo, è un bastardo. Questo faceva esperimenti ai suoi pazienti, sapeva già che andavano a morte certa. Infatti lui nell'audio dice, va, entro un'ora so già che è morto, però comunque non gliene fotteva un cazzo, doveva vedere di fare i suoi esperimenti per la rigenerazione dei tessuti. Comunque abbiamo trovato un bel po' di munizioni della pistola e questo è un bene. Cos'è? Oh, un altro nodo, ci fa comodo. Non mi ricordo tutto questo loot sul Dead Space originale, eh? Ok, questo qui è il laboratorio chimico, che dove dobbiamo andare? Però da questo lato... Ah, qua posso sparare... dobbiamo andare indietro... Ah, ok, abbiamo aperto... Ok, ok, ci stiamo aprendo le varie zone della mappa. Ok, andiamo nel laboratorio chimico. Mamma donna. Nicole. Nicole, parlami. Nicole, dimmi qualcosa. Disattiva la trasmissione. Aggiramento trasmissioni internave. Isaac Clark. Solo trucco. Isaac. Isaac. Rendici. Cosa? Attenzione. Cazzo è successo? Un uomo. Isaac Clark. Ah, ma certo. La persona più cara alla dottoressa Brennan. Eravamo colleghi, sa? Dottor Challus Mercer. Ah, il bastardo degli esperimenti dell'audio, raga. È lei il motivo per cui il marchio non si avvia? È così. La convergenza non si è bloccata. È lei che sta interferendo. La domanda è come. Ma anche se chiedessi, immagino che lei non sia molto loquace. Allora, figlio di puttana. Non ho ancora studiato appieno il ruolo della causa della morte. Guardali dietro, guardali dietro. Smembramento. Mi ha fermato con la stasi. Credo che lei sia sulla pista giusta. Cerchi di rilassarsi, signor Clark. La convergenza è vicina. Forse
La sua morte altererà l'equilibrio. Che bastardo questo qui, raga. Poi che cazzo di arma? Secondo me ce la prendiamo. Oddio. Raga. Questa cosa non c'era sul discorso originale. Porca puttana, che cazzo è Godzilla? Puoi morirci? Ti stai incazzando? Vabbè, si rigenera. Daniels, apri il laboratorio chimico! Cosa? Fallo e basta! Subito! Porca puttana! Mi sa che non posso fare nulla con lui, raga, comunque. Vediamo. Non me lo ricordo completamente questo qui, eh. Veloce. Abbiamo finito i colpi. Dove cazzo si va? Prendi la sedia a rotelle. Prenditela con lei. Colpa sua. Oddio. Madonna, le alette di pollo che ti attaccano. Il dottor Persa si è chiuso nell'infermeria per fare esperimenti sull'equipaggio. Gesù, non c'è via di uscita tranne passando da un ufficio. Quello di Mercer, credo. Posso violare le porte interne, ma devi arrivare nel suo ufficio e rimuovere il blocco manualmente. Ok, fuggi dalla creatura. Allora, fatemi dare un'occhiata allo shop, che abbiamo trovato uno schema, cose che potrebbero servirci. Paio di colpi per la pistola e la tuta nuova. E dicevo, te la compri la tuta su Dead Space, raga, amiche, tutta la vita. Prendi solo questo. Vediamo la tuta. Dovrebbe essere molto più particolare. Mamma mia, super corazzato. Guardala lì, quanto è figa, raga, sta tuta. Ecco qual è l'esperimento della rigenerazione dei tessuti, raga, è proprio quello lì. Vedi che si rigenera, infatti. Porca puttana. L'ho fatto? Oh cazzo. Ok. No, c'è di nuovo quello. Porca puttana. Raga, qua è il panico. Aspetta. Devo trovare il generatore. Cazzo, è il generatore. Madonna mia. Prima che si rigeneri. Vai via, bimbo sudato. Guarda com'è. Devo... gli ho tolto una gamba, quello. Momento di panico, raga. Momento di panico. Vai. Io ho messo il generatore. Oddio. Maria, raga. No, non è di qui. Ah, manca un altro generatore. No, raga, io devo uscire da qui. Però è un punto safe per riflettere. Ok, munizione. Dove cazzo lo trovo io l'altro generatore? A meno che devo prendere sempre quello. Lei è un buon uomo, ma deve farmi passare. No, non... Dai, non mi fa passare, ragazzi. Si è messo proprio davanti alla porta. Ma che gioco di merda. Apri! Mamma mia, raga, con l'ansia te li fai queste cose. Andare da quest'altra parte. Registro l'audiolog. Dottor Sallus Mercer. Peccato. All'inizio della mia ricerca, le riflessioni di Terrence Kane sul marchio erano preziosissime. Oh, c'è un altro. Vai a fare in culo. Qua è dove si è ammazzata la dottoressa. Questi sono tutti i posti dove siamo comunque passati. Mamma mia, raga, perdonatemi. Ma ho dovuto. Ok, questo è l'ufficio del dottore. E nulla è il blocco di sicurezza. Vaffanculo. Cos'è? Semiconduttore in rubino. Aspetta, posso aiutarti? Ma chi è? Non me. Oddio. Salva l'idroponica. Stiamo morendo tutti. L'aria è veleno. Ma c'è ancora tempo. Il suo enzima può funzionare se... Le serve solo l'azoto liquido. Salvaci. Devo trovare l'azoto liquido. Perdonami, buon uomo. C'è un testo. Cosa ci sarà scritto? Registro personale del dottor Mercer. La qualità dell'aria sta peggiorando. Qualcosa avvelena l'aria nell'idroponica. Ho capito. Abbiamo la nostra fonte di ossigeno. Ha detto che lo sistemavamo. È venuto qui a cercare l'azoto liquido. Ce ne deve essere un po' nel laboratorio.
Ok, devo andare nel laboratorio criogenico. Apro un percorso verso la criogenica. Va bene. Va bene. Non abbiamo potuto leggerla. Ma vai a fare il culo. Apri tutto. Ok, rimuovi il blocco. Ma fatemi dare un'occhiata un attimo all'inventario, ragazzi. Io vado. Qui c'ho la mappa. Mamma mia, che suoni di merda. Qui c'ho la mappa. Le missioni. Ah, ecco, vedi. Ah, qua sono le missioni secondarie. Trovo il rig. È bello, poi me le vado a fare io. Per adesso salutiamoci con questo episodio e poi io le faccio. Oddio. Cazzo. Madonna mia. Che situazione di merda. Non mi ossigeno. Sono le alette di pollo, raga. Porca puttana. No, raga. No. Devo curarmi. Qua ci muoio. Ste cazzo di alette di pollo. Dove devo andare? Madonna mia, che due coglioni. Non vedo un cazzo. Cos'è verso qui? L'obitorio? Dimmi che sono qui. No, non è qui. Un uomo sia calmo. Nuovo! Guarda che rottura di coglioni. Porca di quella puttana. Dai che ho 27 secondi. Supporto vitale. Mamma mia. Mercer ha immesso quel gas dall'idroponica. Se l'aria è già così inquinata, serve una via più veloce verso la criogenica. Apro l'altra porta dal laboratorio chimico. Ti porterà direttamente lì. Ma apri quello che vuoi. Ferma il gas velenoso. Grazie al cazzo. Ok, ora dobbiamo quindi trovare l'azoto liquido. Penso che è l'unica arma che possa uccidere quel bestione lì. Sempre di qui procediamo. Meno male che c'è sta cosa che ci indica. Che se no, orientamento mio, zero. Comunque tante di queste cose, raga, non c'erano completamente. Le hanno proprio aggiunte. Che puttana. Ce l'ho fatta? Non lo so se ce l'ho fatta. Io uso la pistola, raga. È l'arma più OP. Ma buongiorno. No. Dobbiamo usare dei kit. Ho sbagliato tasto. Dobbiamo usare dei kit. Siamo questi due piccoli. Ce ne rimane uno da tre. Non siamo messi bene, per niente. Dobbiamo ritornare nel laboratorio chimico. Ah, ecco qua, dove è uscito quel bestione lì. Godzilla. Vediamo se riusciamo a trovare questo azoto liquido. Forse da qualche parte qua. Ok, sala criogenica. Sì, era qui che ci avevano detto. Qui ci vuole un livello di sicurezza livello 3. Per entrare non possiamo attualmente. Oh, delle scorte. Unità di stasi, stracomodo. I crediti. Lame. Altri crediti. Qua ci vuole richiesta di sicurezza di livello 3. Di livello 3, che non possiamo. Salvataggio tattico. Ci siamo evitati troppo bordelli per non salvare, raga. È importante. Ok. Eccolo qua, l'azoto liquido. Ce l'abbiamo. Guarda, che bastardo questo, ragazzi. Tu mi stai sui coglioni. Sono un maledetto assassino. A proposito di cortesia. Cosa? Devo ringraziare te per aver riparato i motori della Ishimura. No. Che pezzo di merda, raga, la stasi. Qua ne abusiamo adesso che abbiamo la ricarica. Senza di te.
figlio di puttana, vieni qui che ti rompo il culo. Oh. E ora? Madonna. Bimbo Nutella. Ok, fermi tutti. Lo bruciamo. Non si fa un cazzo, eh. La butto lì. Qua non c'è più un cazzo. Ma guarda tu, sti cosi piccoli. Come scassano i coglioni. Donna mia, ma non posso tornare indietro. Il problema è questo. Madonna. Dio. Porca puttana, se mi ha preso. Ah, qua. Ah, devo metterlo qua dentro. Veloce, 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 veloce. Buccala. Oh. Si può aprire? Daniel. È di nuovo bloccato. Isaac, stai bene? Ho fermato quel cacciatore. Ma Mercer non c'è. Vuole spedire le creature sulla Terra. Sigilla la postazione del capitano. Ti avviserò. Ok, sigillo la postazione, ma non ho più sentito Hammond dal ponte equipaggio. Isaac, l'aria peggiora molto. Dobbiamo riparare l'idroponica con l'azoto. Ci penso io. Cerca di contattare Hammond. Mercer non ha ancora finito. Ci saluta così, ci saluta. Ma tu guarda che bastardo però. Oh, campione di tessuto. Ok, capitolo 6, epidemia ambientale. Un campione di tessuto, diciamo. La bestiolina cacciatrice di Mercer. Occhio, chissà che roba da scienziato pazzo può esserci. Forse posso scoprirlo e capire che intenzioni ha Mercer. Se mi sbrego, ci sarà uno scanner di DNA qua vicino. Mamma mia, vai alla manutenzione. La porta dell'idroponica è bloccata. Devi trovare un'altra strada. Prendi la vettura che porta all'hangar, poi vai alle riparazioni. Hai presente dove hai tolto dai binari quel trasporto rotto? Sì. Lì c'è una porta di accesso che ti porterà all'idroponica. Ma io non so manco cosa ho mangiato prima. Dai, vai a fare il culo, Daniel. Signori, io direi che per questo episodio, quinto episodio di Dead Space, noi ci possiamo salutare. Nel prossimo episodio facciamo capitolo per capitolo. Nel frattempo io vediamo se mi riesco a fare queste secondarie qua, magari otteniamo cose, ci prepariamo. Comunque c'è una grafica assurda, ragazzi, lì dentro eravamo congelati, siamo usciti e per un po' eravamo stralucidi che c'erano l'umidità, eravamo comunque bagnati sulla tuta, mamma mia, fantastico. Ci salutiamo con questa splendida schermata e noi ci vediamo al prossimo episodio con Dead Space. Ciao, belle mie.